Bianca Pizzorno nasce a Sassari il 12 agosto del 1942. Ha pubblicato circa 50 opere di saggistica e di narrativa per bambini e per adulti. È inoltre autrice di testi teatrali, sceneggiatrice televisiva, illustratrice e traduttrice. Le storie e i personaggi di cui tratta questo libro sono frutto di fantasia. Ogni episodio, però, prende lo spunto da un fatto realmente accaduto, di cui l'autrice è venuta a conoscenza dai racconti di sua nonna, coetanea della protagonista, dai giornali di allora, dalle lettere e cartoline che lei aveva conservato in una valigia, dai ricordi e aneddoti del loro lessico familiare. Il sogno della macchina da cucire, di Bianca Pizzorno. Avevo 7 anni quando mia nonna cominciò ad affidarmi le rifiniture più semplici dei capi che cuciva in casa per le sue clienti, nei periodi in cui non aveva richieste di lavori al loro domicilio. Eravamo rimaste noi due sole di tutta la famiglia dopo l'epidemia di colera che aveva portato via senza fare preferenza di sesso i miei genitori, i miei fratelli e sorelle e tutti gli altri figli e nipoti di mia nonna, miei zii e miei cugini. Come avessimo fatto noi due a scamparla, ancora non me lo spiego. Eravamo povere, ma lo eravamo state anche prima dell'epidemia. La nostra famiglia non aveva mai posseduto niente, tranne la forza delle braccia maschili e l'abilità delle dita femminili. Mia nonna e le sue figlie e cognate erano conosciute in città per la loro bravura e precisione, nel cucito e nel ricamo, per la loro onestà, pulizia e affidabilità nei lavori domestici, quando andavano a servizio nelle case dei signori, dove sapevano fare con una certa grazia anche le cameriere e occuparsi del guardaroba. Erano poi quasi tutte delle buone cuoche. Gli uomini lavoravano a giornata come muratori, facchini, giardinieri. Industrie che assumessero operai nella nostra città ancora non ce n'erano molte, ma il birrificio, il frantoio, il mulino e anche gli eterni lavori di scavo per l'acquedotto richiedevano spesso manodopera non specializzata. Che io mi ricordi non abbiamo mai patito la fame, anche se dovevamo spesso cambiare casa e ammassarci per qualche tempo nei sottani o bassi del centro storico, quando non riuscivamo a pagare l'affitto dei modestissimi appartamenti in cui viveva la gente del nostro ceto. Quando restammo sole io avevo 5 anni e mia nonna 52. Era ancora forte e avrebbe potuto guadagnarsi da vivere tornando a pieno servizio in una delle famiglie dove aveva lavorato da giovane e lasciato un buon ricordo. Ma nessuna di queste le avrebbe permesso di tenermi con sé e lei non voleva mettermi in uno degli ospizi o ricoveri per orfani tenuti da suore che pure c'erano in città ma godevano di pessima fama. Anche andando a mezzo servizio non avrebbe saputo dove sistemarmi durante il giorno. Così scommise con se stessa che sarebbe riuscita a mantenerci entrambe col solo lavoro di cucito. E ci riuscì tanto bene che io non ricordo di quegli anni alcuna privazione. Vivevamo in 2 stanzette, nel seminterrato di un palazzo signorile, in una strada stretta e acciottolata del centro storico, pagando un affitto in natura, la pulizia quotidiana dell'androne e delle scale fino al quarto piano. Mia nonna ci metteva 2 ore e mezzo ogni mattina, alzandosi al buio, e solo dopo aver riposto secchi, stracci e scopa, cominciava il lavoro di cucito. Aveva sistemato con tanta decenza e garbo una delle 2 stanzette da potervi ricevere le clienti che venivano a darle le ordinazioni e qualche volta misurare i capi in confezione, anche se quasi sempre era lei a recarsi da loro con gli abiti imbastiti sul braccio, avvolti per protezione in un lenzuolo e il cuscinetto degli spilli legato, assieme alle forbici, a un nastro che le pendeva sul petto. In quelle occasioni mi portava con sé, dopo 1000 raccomandazioni, di restarmene tranquilla in un angolino. Lo faceva perché non sapeva con chi lasciarmi, ma anche perché, guardando, cominciassi a imparare. La specialità di mia nonna era la biancheria. Corredi completi per la casa, lenzuola, tovaglie, tende, ma anche camicie da uomo e da donna. Biancheria intima, corredini per neonati.
A quei tempi solo pochi magazzini di gran lusso vendevano tali capi di vestiario già pronti. Le nostre grandi rivali in questo campo erano le suore del Carmelo, bravissime soprattutto nei ricami. Mia nonna invece sapeva confezionare anche abiti da giorno e da sera, giacche, cappotti, tutto da donna, e ovviamente riducendo le misure, da bambino. Io infatti andavo in giro sempre vestita con decoro, pulita e in ordine, a differenza delle altre piccole straccione del vicolo. Però lei, nonostante l'età, veniva considerata una sartina a cui rivolgersi per le cose più semplici e quotidiane. Di vere sarte importanti in città ce n'erano due, rivali tra di loro, che servivano le signore più ricche e alla moda, ed entrambe avevano un atelier e diverse lavoranti. Ricevevano i cataloghi con i figurini e in certi casi anche le stoffe dalla capitale. Farsi confezionare un abito da loro costava una fortuna. Con quella cifra mia nonna ed io avremmo potuto vivere comodamente 2 anni o forse più. C'era poi una famiglia, quella dell'avvocato Provera, che gli abiti da ballo e da cerimonia per la moglie e le 2 figlie si rifaceva arrivare addirittura da Parigi. Una vera stravaganza, perché era risaputo in città che per tutto il resto, compreso il proprio guardaroba, l'avvocato Provera era avarissimo, anche se possedeva uno dei patrimoni più importanti della città. «Più soldi hanno e più sono matti», sospirava mia nonna, che da giovane aveva lavorato per i genitori della moglie, anch'essi ricchissimi possidenti, che per le nozze avevano equipaggiato l'unica figlia Teresa con un corredo straordinario, degno di una ereditiera americana, anche quello fatto arrivare da Parigi, e le avevano assegnato una dote principesca. Ma evidentemente il genero era disposto a spendere solo per l'eleganza delle sue donne, non per la propria. Come tutti i signori, l'avvocato, per i propri abiti, si serviva da un sarto per uomo, ma quello del sarto era un mestiere completamente diverso dal nostro. Diversi i tessuti usati, diverso il taglio, diverse le tecniche di cucitura, diverse le regole dell'apprendistato. Nessuna donna era ammessa a lavorare in quel campo. Forse perché le esigenze del pudore vietavano loro di toccare i corpi maschili per prendere le misure, non so. Ma quella era l'antica tradizione, 2 mondi completamente separati. Mia nonna era analfabeta, non si era mai potuta concedere il lusso di andare a scuola e adesso, nonostante lo desiderasse, non poteva concederlo neppure a me. Bisognava che imparassi presto ad aiutarla e che dedicassi al lavoro tutto il mio tempo. L'alternativa, mi ricordava sempre, era l'orfanotrofio, dove mi avrebbero insegnato, sì, a leggere e a scrivere, ma sarei vissuta come in carcere, avrei patito il freddo, mangiato poco e male. E poi, a 14 anni, quando mi avrebbero congedata, cosa sarei stata capace di fare, se non la domestica? Vivere in casa d'altri, le mani sempre nell'acqua fredda o bruciate dalle pentole e dal ferro da stiro, e obbedire ad ogni ora del giorno e della notte senza nessuna prospettiva o speranza di migliorare. Imparando un mestiere, invece, avrei sempre avuto la mia indipendenza. Ciò che maggiormente temeva, mi confessò la nonna molti anni dopo, poco prima di morire, era che andando a pieno servizio e dormendo sotto lo stesso tetto della famiglia potessi venire molestata dal padrone o dai padroncini. Saprei ben difendermi, le avevo detto sdegnata. E solo allora la nonna mi aveva raccontato la storia tristissima di sua cugina Ofelia, che insidiata dal padrone lo aveva respinto, schiaffeggiato e minacciato di denunciarlo alla moglie. Lui, per vendicarsi e prevenire l'accusa, aveva fatto sparire dal salotto un portasigari d'oro e l'aveva nascosto nella stanzetta dove Ofelia dormiva. Poi si era fatto accompagnare dalla moglie a perquisire le povere cose della cameriera che, scoperto il portasigari, era stata licenziata su 2 piedi, senza il ben servito. La signora aveva raccontato del furto a tutte le sue conoscenze. La notizia si era sparsa e nessuna famiglia per bene aveva più voluto assumere la ladra. L'unico lavoro che Ofelia aveva trovato era quella di sguattera in un'osteria, ma anche là gli avventori ubriachi le rendevano la vita difficile, le facevano richieste sconvenienti, se la litigavano tra di loro, la coinvolgevano nelle zuffe. Una sera venne arrestata e fu l'inizio della fine.
Il regolamento di polizia, dopo le leggi di Cavour e Nicotera sulla prostituzione, era severissimo. L'avevano messa sotto sorveglianza e alla terza rissa, di cui non aveva alcuna colpa, Ofelia era stata costretta a registrarsi come prostituta e a entrare in una casa di tolleranza, dove si era ammalata e pochi anni dopo era morta di mal francese in ospedale. Ricordare quella storia per mia nonna era come rivivere un incubo. Sapeva quanto fosse sottile il confine tra una vita onorata e un inferno fatto di sofferenze e vergogna. Quando ero bambina non me ne parlò mai, anzi, faceva di tutto per tenermi nella più completa ignoranza di ogni cosa che avesse a che fare col sesso, compresi i suoi pericoli. Perciò cominciò prestissimo a mettermi in mano ago e filo e certi piccoli ritagli di tela che le avanzavano dal suo lavoro. Da brava maestra me lo presentava come un gioco. Possedevo una vecchia bambola di cartapesta, tutta rovinata, ereditata da una delle cugine scomparse, a cui l'aveva regalata molti anni prima la padroncina da cui sua madre era a mezzo servizio. L'amavo molto e mi faceva pena così nuda, con tutte le sue scorticature all'aria. Mia nonna di notte l'aveva spogliata e aveva fatto sparire i suoi vestiti. Ero impaziente di imparare a farle almeno una camicia, un fazzoletto e poi un lenzuolo e dopo un grembiule. Il traguardo era naturalmente un abito elegante con le piegoline e l'orlo bordato di pizzo. Non era facile e alla fine fu mia nonna a completare l'opera. Ma intanto avevo imparato a fare degli orli perfetti, con i punti piccolissimi e tutti uguali, senza pungermi le dita e senza sporcare di sangue la batista bianca e leggera delle camicine da neonato o dei fazzoletti. A 7 anni quello degli orli divenne il mio compito quotidiano. Ero contenta quando sentivo dirmi «mi sei di grandissimo aiuto». E in effetti, il numero di capi che mia nonna riusciva a realizzare in una settimana cresceva di mese in mese e il guadagno, seppure di poco, aumentava. Imparai a fare l'orlo a giorno per le lenzuola, un lavoro monotono che mi permetteva di fantasticare e il gigliuccio che richiedeva più attenzione. Adesso che ero cresciuta, mia nonna mi lasciava uscire da sola a comprare il filo in merceria, a consegnare i capi terminati. E se lungo la strada del ritorno mi fermavo a giocare una mezz'ora sul marciapiede con le altre bambine del quartiere, non si lamentava. Però non le piaceva lasciarmi a casa da sola troppo a lungo e quando le capitava di dover andare a cucire tutto il giorno a casa di una sua cliente, col pretesto di farsi aiutare, mi portava con sé. Erano lavori molto vantaggiosi, perché anche nelle giornate buie potevamo consumare tutte le candele o il petrolio necessario per la lampada senza dover spendere del nostro. E perché a mezzogiorno ci veniva dato il pranzo, così che in quei giorni potevamo anche risparmiare sul cibo. Un buon pranzo, di gran lunga migliore del nostro pasto abituale, con pasta, carne e frutta, che in certe case dovevamo andare a mangiare in cucina, in compagnia delle domestiche. In altre ci veniva servito, a noi due sole, nella stanza del cucito. Mai venivamo invitate alla tavola dei padroni. Di solito in quelle case ricche ed eleganti c'era, come ho detto, una stanza apposta per il cucito, ben illuminata, con un grande tavolo da stiro dove stendere la stoffa da tagliare. E spesso c'era anche, meraviglia delle meraviglie, una macchina da cucire. Mia nonna sapeva usarla, non so dove l'avesse imparato, e io la guardavo affascinata mentre faceva andare su e giù il pedale con ritmo costante e la stoffa avanzava velocissima sotto l'ago. «Se potessimo averne una in casa», sospirava lei, «quanto lavoro in più potrei accettare?» Ma sapevamo entrambe che non ce la saremmo mai potuta permettere e oltretutto non c'era posto dove sistemarla. Una di quelle sere, mentre al lavoro finito mettevamo via le nostre cose per tornarcene a casa, entrò, spinta avanti dalla madre, la padroncina per la quale stavamo cucendo l'abito bianco della cresima, una ragazzina della mia età. Allora avevo 11 anni. Mi porse timidamente un pacchetto rettangolare, bene involto in carta pesante da dorghiere e legato con uno spago. «Sono i giornalini dell'anno scorso», spiegò la madre. «Erminia li ha già letti e riletti, e ogni settimana ne arriva uno nuovo.
ha pensato che a te farebbero piacere. Prima che l'occhiataccia di mia nonna mi bloccasse, mi scappò detto: «Non so leggere». La signorina Erminia si guardò le scarpe imbarazzata, storcendo il viso in una smorfia triste, come se le scappasse da piangere. La madre, dopo una brevissima esitazione, si riprese e sorrise disinvolta. «Non fa niente, puoi guardare le figure, sono bellissime». E mi mise il pacchetto fra le mani. Aveva ragione. Quando a casa aprì il pacco e ne sparsi il contenuto sul letto, mi mancò il respiro. Non avevo mai visto niente di così bello in vita mia. Alcuni disegni erano colorati, altri in bianco e nero, ma tutti mi affascinavano. Cosa avrei dato per poter anche leggere quello che c'era scritto sotto? La notte, col lenzuolo tirato sulla testa, piansi un poco, cercando di non farmi sentire dalla nonna. Ma lei mi sentì. E la settimana dopo, finito il lavoro in casa della signorina Erminia, mi disse: «Ho fatto un patto con Lucia, la figlia della merciaia. Lo sai che è fidanzata e che tra 2 anni si sposa. Le ho promesso che le ricameremo 12 lenzuola con le iniziali a punto ombra. E lei in cambio 2 volte alla settimana ti farà 1 ora di lezione. Ha studiato da maestra, anche se non ha preso il diploma. Sono certa che imparerà in fretta». Ma ci misi quasi 3 anni perché Lucia aveva poca esperienza e io poco tempo per esercitarmi. Continuavo infatti ad aiutare la nonna in lavori sempre più difficili e quando andavamo a cucire a domicilio ero costretta a saltare le lezioni. All'inizio, poiché non possedevo un sillabario né volevo far spendere denaro alla nonna, avevo chiesto a Lucia di insegnarmi con le pagine di giornalini e lei aveva accettato. Meglio! Sarà meno noioso. Aveva già 20 anni, ma si divertiva come una bambina agli indovinelli, alle notizie sugli animali strani, agli scioglilingua. Le rime erano buffe, ci facevano ridere, ma non erano parole che si usavano tutti i giorni. Dopo qualche mese fummo costrette a farci prestare un libro di scuola. Io comunque ero felice di imparare e molto riconoscente alla mia maestra improvvisata. Dissi alla nonna di lasciar perdere le lenzuola a punto ombra. Le volevo ricamare tutte io. Le terminai giusto alla vigilia del matrimonio di Lucia. E per le lezioni che mi dette l'anno successivo, le cucii 12 camicine di varie misure per il bambino che aspettava. Feci per lui anche un abitino ricamato, ispirandomi a quelli delle 2 figlie del re, le principessine Yolanda e Mafalda, che avevo visto in una grande fotografia esposta nella vetrina di un negozio, tenute in braccio dalla regina. Quando il bambino di Lucia fu nato, un bel maschietto, poco dopo il mio 14° compleanno, lei mi disse: «Basta con le lezioni, adesso non ho più tempo, e poi sei già abbastanza avanti per continuare da sola». Perché mi esercitassi, mi regalò i suoi, di giornalini, che non aveva più tempo nemmeno di sfogliare. Molte pagine, come le sfogliavi, cadevano in pezzi, rovinate per il troppo uso. In realtà non erano giornalini, ma libretti d'opera. Non ero mai stata a teatro, ma sapevo che ogni anno arrivava in città una compagnia di bel canto che metteva in scena i melodrammi più recenti. Non ci andavano solo i signori, ma anche i bottegai e qualche artigiano che poteva permettersi un posto in logione. Io molte arie le conoscevo, perché le più giovani delle nostre clienti le cantavano nel loro salotto accompagnandosi al pianoforte. Lessi quei libretti come se fossero romanzi e scoprii con meraviglia che tutte, ma proprio tutte le storie, parlavano d'amore. Amori appassionati, amori fatali. Era un argomento che non avevo ancora considerato con molta attenzione, ma da quel momento cominciai a tendere l'orecchio con curiosità ai discorsi degli adulti.